Maestro Giovanni Allevi, benvenuto in Toscana e benvenuto al Val di Chiana Outlet Village. Come si svilupperà la serata dal punto di vista musicale? Che genere di repertorio proporrà il grande pubblico del Val di Chiana Outlet Village? Allora, avrò con me la fortuna di condividere il palco con gli archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana. Eseguiremo i brani di Equilibrium, che è il mio ultimo lavoro, per pianoforte ed archi, però ci saranno anche dei momenti di pianoforte solo e dei momenti dedicati ai miei brani dei lavori precedenti che il pubblico già conosce. Lei è uno dei maggiori compositori puri e incontaminati del panorama musicale internazionale. Ogni sua esibizione viene accolta da autentiche ovazioni. Ma qual è la differenza, proprio a livello di accoglienza, tra estero e Italia, se c'è una differenza? No, fondamentalmente non c'è. L'unica differenza che salta ai miei occhi avviene nell'incontro con il pubblico dopo il concerto. Allora diciamo che nei paesi occidentali, così in Europa e negli Stati Uniti, c'è un abbraccio, proprio un abbraccio fisico. E invece è molto affascinante la garbata distanza fisica che invece tengono ad assumere gli orientali. Si tratta di un aspetto della loro cultura che mi piace rispettare e che comunque ammiro. E invece il rapporto di Giovanni Allevi con la Toscana? La Toscana, ogni volta che mi capita di andare così negli Stati Uniti, per loro l'Italia è la Toscana. Allora, io da marchigiano, ecco, certe volte mi piace anche mettere in evidenza che l'Italia è tutta bella, tutta, però devo dire che c'è una bellezza del paesaggio che ti leva il fiato e lo capisco. L'universo è asimmetrico e anche la felicità lo è. Nel sottotitolo sono le parole dell'equilibrio della lucertola. Equilibrium è il titolo del nuovo album. Questo equilibrio è un termine ricorrente, è un'aspettativa, una ricerca musicale e anche interiore da parte sua, maestro? Dunque, potrebbe sembrare strano, ma tutta la mia ricerca, sia filosofica che musicale, è giunta ad un inno del disequilibrio. Perché? Perché noi viviamo in una società estremamente conformista, piena di regole. C'è un potere invisibile che ci blocca, ci congela tutti, ci costringe tutti ad essere omologati a degli stereotipi piatti e banali. Quindi chi è che riesce finalmente a trovare se stesso? Colui che è squilibrato, colui che grazie allo squilibrio riesce a rompere le maglie di questo potere invisibile. Siamo pochi. Li riconosco perché si stringono a me dopo i concerti. Sono persone che fondamentalmente si sentono inadeguate, ma se tu ti senti inadeguato in questo mondo, vuol dire che il futuro è tuo. E allora si può anche aggiungere che il vero valore aggiunto nella vita sono le differenze, sono le particolarità. L'accoglienza della diversità. La diversità è un grandissimo valore. E l'accoglienza della diversità è un gesto necessario, così come è necessario ritrovare una sensibilità femminile. Il femminile, secondo me, sarà il grande protagonista della sensibilità del futuro. La sua preparazione musicale e culturale, come abbiamo appena sentito, è solida e profonda. Compositore, direttore d'orchestra, pianista, un fenomeno sociale da molti punti di vista, un punto di riferimento per tanti ragazzi e non soltanto. Cosa consiglierebbe a proposito a un giovane o a una giovane che intendessero avvicinarsi alla musica classica? Allora, premesso che io in realtà ho un po' pudore a diventare punto di riferimento per qualcuno, però è andata così. Uno squilibrato punto di riferimento. Sì, allora questo mi rasserena. Io vorrei consigliare ai giovani che si affacciano alla musica classica di non tener conto dei numeri.
Allora, uno degli elementi principali di questa società conformista in cui ci troviamo, la legge principale, è la legge dei numeri, ossia vale soltanto ciò che muove grandi numeri. E invece ciò non è assolutamente vero, non è assolutamente vero, anzi io direi proprio il contrario. Più entriamo in profondità nelle cose, nella nostra espressione artistica, e più quello che facciamo si rivolge, diventa un po' abbastanza incomprensibile. È una peculiarità proprio della musica classica quella di non aver mai pensato ai numeri, di non aver mai cercato il consenso collettivo. Se chiaramente oggi noi ci approcciamo alla musica classica e abbiamo davanti agli occhi i numeri del pop, ci viene l'ansia. Allora lasciamo stare i numeri, pensiamo alla bellezza e sentiamoci quasi dei cavalieri lucenti che portano nel mondo per la prima volta e riportano nel mondo un messaggio, qualcosa di diverso, qualcosa di assolutamente nuovo. E torniamo a divertirci anche. Divertiamoci. La musica per me non è mai stato un divertimento, però colgo questo invito, almeno per stasera. Grazie maestro. Veramente è una serata importante sotto tanti punti di vista, perché chiaramente abbiamo un artista molto rilevante, famoso in tutto il mondo, un genere e uno stile musicale che un po' differisce rispetto a quello che solitamente organizziamo in outlet, e quindi è una serata sicuramente particolare. Tra l'altro è la quarta edizione della Village Night, che è una serata che unisce, diciamo così, la buona musica alle eccellenze del territorio, eccellenze soprattutto enogastronomiche, quindi vini e birre artigianali del nostro territorio, ma anche di altre regioni molto importanti dell'Italia, e quindi è veramente un bel evento. Ci saranno altre sorprese, ci saranno sempre eventi che abbracceranno il territorio, c'è un evento previsto per la fine del mese di settembre che si chiama Rievocando in Val di Chiana, dove ospiteremo tutta una serie di rappresentativi appunto di alcuni paesi qui della Val di Chiana, con sbandieratori, chiarine, e diciamo figuranti che metteranno in mostra le loro abilità, e più che altro è per noi appunto una vetrina del nostro territorio. Val di Chiana Outlet Village è un perno importante della Val di Chiana, sia retina che senese, non solo per quanto riguarda il commercio, ma come dimostrano queste serate, anche per la cultura, per gli spettacoli, per una grande serie di iniziative. Siamo contenti di collaborare, noi come comune diciamo del territorio di Fogliano della Chiana, ma anche tutti gli altri comuni di questa nostra grande e bella Val di Chiana, a collaborare con persone così competenti come quelle del Val di Chiana Outlet Village. Questa sera è una sera che fa bene a tutta la nostra provincia, a tutta la nostra regione.